Ben ritrovati ai Fatti in Diretta. Sembrava una mattinata tranquilla, poi è stata scossa dalle sirene provenienti dalla Campania. Due le principali notizie del giorno. La prima, un giudice in arresto. Si tratta di Mario Pagano, giudice della Tribunale di Reggio Calabria, che viene indagato e posto ai domiciliari, su disposizione della magistratura, per fatti reato che si sarebbero consumati quando egli era in servizio al Tribunale di Salerno. L'operazione scatta da Napoli, è coordinata dalla Procura di Napoli e, secondo questo ufficio requirente, il giudice Pagano, il giudice adesso in servizio, fino a questa mattina in servizio a Reggio Calabria, si sarebbe adoperato nel tempo per favorire imprenditori ai quali era legato da consolidati rapporti d'amicizia, trattando cause riferibili a tali amici con esito favorevole per questi ultimi, ricevendo dagli imprenditori utilità varie. Questo è un virgolettato che viene fuori da un comunicato della Procura di Napoli. Pagano è uno dei 7 destinatari delle misure cautelari disposte dal GIP napoletano, 2 ai domiciliari, 4 applicative dell'obbligo di dimora ed una applicativa dell'obbligo di divieto di dimora. Ai domiciliari finisce anche il funzionario giudiziario Nicola Domenico Montone. Divieto di dimora invece nei confronti degli imprenditori Luigi Celeste Angrisani, Riccardo De Falco, Giovanni Di Iura e Roberto Leone. E infine obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti del consulente fiscale Antonio Piluso. Secondo il quadro indiziario a carico del giudice Pagano, che viene descritto appunto nell'ordinanza cautelare a suo carico, il magistrato avrebbe omesso di astenersi dalle cause in questione, in oggetto quindi delle indagini, nonostante lo specifico obbligo imposto dalla legge, prima ancora adoperandosi affinché tali cause venissero assegnate a lui. Per tali utilità gli sarebbero state corrisposte delle somme, ovviamente una corrispondenza di somma indebita, a beneficio della società polisportiva Rocchese, di cui, spiega il procuratore aggiunto di Napoli Alfonso Davino, direttamente o comunque tramite i propri congiunti lo stesso giudice Pagano era responsabile. E dicevamo, sempre dalla Campania si muovono le sirene in maniera molto fragorosa, e le sirene arrivano anche in Calabria, in particolare a Cosenza e Rende, che sono le città interessate da un blitz condotto dalla sezione operativa della DIA di Salerno, che sta eseguendo una serie di misure cautelari e di sequestro per equivalente emesso dal GIP appunto del capoluogo campano, nell'ambito dell'operazione denominata Porta Ovest. Riguarda un sequestro, pensate, di 31 milioni di euro nelle città di Catania, Tremestieri Etneo, Napoli, Caivano, Castellammare di Stabia, Massa Lubrense, Salerno, Sarno, Roma, Latina, Chieti, Avellino, Brindisi e Francavilla Fontana, ovviamente abbiamo già citato Cosenza e Rende, e si tratta di, diciamo, attinti da questa misura sarebbero degli imprenditori che erano interessati ai lavori di adeguamento di due gallerie che dovrebbero collegare l'autostrada, la A2, al parco commerciale. E restiamo sempre alla cronaca, una notizia da lacinews24.it, anzi no, febbricitante, però siamo tetragoni alle intemperie e teniamo duro. Il demonio a scuola, questa è una notizia che non è di lacinews24.it, è di un'altra testata, una testata che pubblica, insomma, una notizia che è abbastanza sconvolgente, una testata online, tra l'altro molto seguita, soprattutto nel Reggino e nello Stretto. Cosa sostiene questa testata? Che alcuni insegnanti avrebbero sorpreso degli alunni ad invocare il demonio, avrebbero sorpreso questi alunni, insomma, in pratiche poco consone all'ambiente scolastico, e nel corso di questa seduta spiritica si sarebbero anche mossi degli oggetti. A quel punto sarebbe stato avvisato il dirigente scolastico. Il dirigente scolastico cosa avrebbe fatto? Convocato ovviamente i genitori e arruolato un esorcista. Una notizia che, dice invece il garante per i diritti dei minori della Regione Calabria, Antonio Marziale, è
assolutamente infondata. È stata data notizia nelle scorse ore, dice Marziale, di presunti fenomeni paranormali accaduti in una scuola di Reggio Calabria. Marziale lo dice, questa nota stampa con, come vedete, insomma, nota stampa che viene dal Consiglio regionale, quindi nota ufficiale. Le istituzioni devono occuparsi anche di queste cose, ai noi, però. Insomma, sono notizie di interesse pubblico e bene ha fatto, insomma, il garante Marziale a sgombrare il campo degli equivoci. Diceva Marziale, presunti fenomeni paranormali accaduti in una scuola di Reggio Calabria al punto da indurre il dirigente scolastico a convocare un sacerdote esorcista. Molti genitori, alquanto spaventati, si sono rivolti al mio ufficio, quindi l'ufficio di Marziale, per saperne di più e per evitare che il demonio potesse fare del male ai propri bambini. Peccato che siamo sotto Natale, dice Marziale, che oltre ad essere il garante è anche un sociologo, perché fosse accaduto sotto Carnevale sarebbe stato uno scherzo originale. Ho provveduto, continua Marziale, a chiamare il dirigente scolastico e la versione reale dei fatti è ben lungi da quanto riportato da quell'organo di informazione, e cioè spiega il garante che il dirigente scolastico ha appreso da qualche docente che tra gli alunni imperversavano dinamiche di gioco assimilabili a tendenze contemporanee veicolate tramite il web in grado di nuocere alla salute psicofisica dei bambini e degli adolescenti, e delle quali sono recentemente occupati anche rinomati contenitori televisivi come Le Iene. Le segnalazioni dei docenti, spiega Marziale, hanno spronato il dirigente a convocare la polizia postale delle comunicazioni per attivare dei corsi di informazione sul fenomeno, coinvolgendo anche un sacerdote, non già al fine di esorcizzare niente e nessuno, ma solo perché taluni di questi giochi sono stati accostati frequentemente a pratiche sataniche. E questo è quanto dice il garante Marziale. Insomma, la notizia che si era diffusa con grande allarme a Reggio Calabria è destituita di fondamento. Adesso torniamo, ecco, ai fiumi malati. Ce ne siamo occupati già nei giorni scorsi, perché vi abbiamo parlato di quello che succede nel Vibonese, nella Presila Catanzarese. Adesso torniamo ad occuparci del Regino e in particolare del fiume Budello, che, come gli altri fiumi calabresi, ai noi, viene soffocato e inquinato dai reflui dei frantoi. Adesso, ovviamente, noi sappiamo che la molitura delle olive è una pratica molto diffusa, fa parte del nostro patrimonio culturale, il nostro olio d'oliva e il nostro olio verde, e quindi non contestiamo assolutamente né la molitura né coloro i quali se ne occupano, però i reflui vanno smaltiti nella maniera corretta, onde evitare che accada quello che accade in questo video. Intanto questa è la notizia di LaCNews24.it: viola i sigilli per continuare l'attività del frantoio arrestato. Cioè, in pratica, questo è un imprenditore di Rizziconi che qualche tempo addietro era stato deferito, il suo frantoio era stato sigillato grazie all'intervento dei carabinieri e della capitaneria di porto per evitare che continuasse a sversare all'interno del fiume Budello, inquinandolo a questo punto. Che cosa è successo? Che questo imprenditore titolare del frantoio ha violato i sigilli, si era rimesso, insomma, a gettare, a spremere le olive, e i reflui, ovviamente, il timore che i reflui possano tornare qui sul fiume Budello, che vedete, ci state ammazzando, protestano i cittadini della piana di Gioia Tauro, perché questo corso d'acqua porta con sé veramente tanti scarti di lavorazione e rischia di diventare veramente un serio pericolo per la collettività, per questa laboriosa collettività. E adesso voltiamo pagina, ci occupiamo del ritorno di Beatrice Lorenzin in Calabria. Beatrice Lorenzin che sarà domani alle ore 12 al Hotel Residence Roscianum in Contrada Momena a Rossano. Incontrerà, insomma, gli operatori dell'informazione e non solo, per discutere di sanità. E questo è un evento che si muove nel contesto del dibattito Il futuro della sanità in Calabria e nello Ionio Cosentino. Viene promosso, diciamo, dal gruppo dell'ex ormai consigliere regionale Giuseppe Graziano, che, come sapete, si è avvicinato ad AP, la formazione politica dei Fratelli Gentile, che è la stessa formazione politica che esprime, appunto, il ministro Lorenzin. Una visita, quella del ministro, che giunge
in una fase molto particolare della nostra, della vita politica della nostra terra, la fase in cui il governatore prima annuncia di incatenarsi a Palazzo Chigi qualora non fosse di nuovo investito il governatore, insomma, in quanto figura istituzionale, investito delle redini della sanità, quindi attraverso la cacciata del commissario Scura. C'è stato un incontro romano in cui il ministro Lorenzin si è anche impegnata a portare queste istanze in Consiglio dei Ministri. Un incontro chiarificatore che c'è stato anche con i sindaci della Locride, che in un incontro separato hanno ottenuto hanno raggiunto un obiettivo, cioè quello di ricevere quanto prima di Natale, gli ispettori del Ministero della Sanità, appunto, nell'ospedale di Locri. Un ospedale, vediamolo, un ospedale che cade letteralmente a pezzi, un ospedale che lo scorso weekend è stato veramente teatro di un episodio veramente singolare. Questo nosocomio serve, pensate, un bacino di 150.000 abitanti, 150.000 utenti, e su 150.000 utenti, beh, sabato scorso c'era un solo medico in servizio al pronto soccorso. Eppure questo è un ospedale che da sempre è al centro delle cronache, e ai noi non solo sanitarie ma anche nera, perché questo ospedale, che dovrebbe essere un obiettivo prioritario per le istituzioni, soprattutto in un'epoca in cui si dice di voler lottare per la sanità, per i diritti dei cittadini, ma anche e soprattutto contro l'illegalità, questo è un nosocomio che è anche stato teatro di una vera e propria storia criminale. Ricordiamo, qui nel 1979 subì un sequestro di persona il primario di chirurgia Francesco Morgante, fu sequestrato, rimase in cattività per 4 mesi e poi fu liberato in seguito al pagamento di un riscatto. Il suo successore, il dottor Marino, aveva soltanto 44 anni quando fu assassinato, correva il 1988, era il 22 di ottobre, fu assassinato perché non sarebbe riuscita a salvare la vita di una bambina che era la figlia di un pregiudicato. La creatura purtroppo non si salvò, il medico non poté far nulla per poterla salvare, e quel medico pagò con la vita questa sua impossibilità. Questo è anche il nosocomio dove il 20 marzo del 1993 fu freddato a colpi di pistola il dottor Domenico Pandolfo, che era il primario di neurochirurgia dell'ospedale, degli ospedali riuniti di Reggio Calabria, ed era un consulente dell'ospedale di Locri. Giunse quella mattina a Locri, andò a bere un caffè al bar e fu freddato a colpi di pistola. Questo è il nosocomio nel quale lavorava Franco Fortugno, ricordiamo, primario in aspettativa del pronto soccorso di questo nosocomio, poi ucciso il 16 ottobre del 2005 a Palazzo Nieddu nel corso delle primarie dell'Unione. E poi questo è anche il teatro di alcuni fatti che sono veramente raccapriccianti, come ricorderete il bombarolo Francesco Chiefari, questo ex poliziotto sedicente confidente dei servizi segreti, che negli anni successivi al delitto Fortugno sistemò negli ospedali calabresi 2 ordigni. Uno di questi fu sistemato proprio nell'ospedale di Locri ed era diretto a Maria Grazia Laganà ed era diretto al fratello di Franco Fortugno. E poi in questo stesso ospedale lavora quello che fino a qualche tempo fa era l'unico medico calabrese, medico italiano sotto scorta, un medico calabrese, parliamo del dottor Pasquale Ceratti, lavora nel reparto di medicina ed era sotto scorta perché minacciato in quanto amministratore locale nel Mirino. Egli è stato vice sindaco del comune di Bianco, ma egli era soprattutto figlio di Stefano Ceratti, un altro medico assassinato. Correva il 7 aprile del 1992. Stefano Ceratti, cardiologo, fu ucciso nel suo ambulatorio. Beh, questo è un mondo che ruota, e la storia anche di questo nosocomio, un nosocomio che andrebbe attenzionato con maggiore cura da parte delle istituzioni. Invece, se non fosse stato per l'iniziativa dei sindaci di Locri, beh, forse ci sarebbe ancora, chissà per quanto tempo, dimenticati di questo nosocomio. E guardate cosa accadeva, che clima si respirava proprio sabato scorso. Questo è stato registrato dal nostro Ilario Balì con una telecamera nascosta. Che clima si registrava al pronto soccorso di questo nosocomio sabato scorso, quando c'era una sola dottoressa, la dottoressa in
che vedete con la divisa azzurra, in servizio. Il signore che è appoggiato, ecco, alla parete è il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese. Guardiamo, ascoltiamo. Mi ha detto che doveva venire uno, perché non c'era, fino a stamattina non l'avevano trovato. Io siccome dovevo fare il turno e mezzo domani mattina, non potevo rimanere per la notte, il pomeriggio. Però poi abbiamo messo conto che abbiamo trovato il medico del pomeriggio, ma ancora non viene, vuol dire che non trovare, tutti noi. Ma se c'è la disposizione che sono da sola fino a ieri, che ho fatto mattina e pomeriggio. Non ti domanda, questo, era sicuro che veniva. Allora può darsi che qualcuno. A meno che non sia tu che sta viaggiando e arriverà con il tempo. Probabilmente questo. Vediamo. Non c'è l'esame. No, adesso fa a volte fuma questa sera. E non è la prima volta. L'importante è che abbiamo anche la collaborazione dei signori che sembrano molto... Ecco, è un audio confuso, sono immagini confuse, però vi aiutiamo a capire. Questa dottoressa dice, sono rimasta sola, malgrado l'appello del, anche formale, perché l'ha messo nero su bianco il direttore sanitario Pietro Schirripa, i medici che dovevano, degli altri reparti che dovevano andare in soccorso di questo medico non si sono mossi o non si potevano muovere perché avrebbero lasciato sguarniti i loro reparti, perché nei nostri ospedali, soprattutto in questo ospedale, la coperta è sempre troppo corta. Perché avviene questo? Secondo la direzione sanitaria, perché i medici non sono sufficienti. Secondo il sindaco di Locri, ascoltiamolo, perché i medici vengono spostati dai reparti dove serve la loro presenza e invece vengono distratti e vengono inviati in reparti in cui forse non c'è questa necessità. Ascoltiamo Giovanni Calabrese. Purtroppo, a quanto sembra, dalla disposizione della direzione sanitaria non è stato reperito personale per il turno dalle 20 di questa sera e fino a domani mattina. C'è una sola dottoressa che dovrà farsi carico di tutta la situazione. Abbiamo visto che al momento del passaggio di consegne c'erano oltre 25 pazienti, di cui 7 ancora in attesa da visitare, e responsabilmente il personale smontante è rimasto per 5 ore per dare una mano appunto al dirigente medico montante. Situazione sicuramente insostenibile, e io oggi pomeriggio con una nota stampa ho denunciato il fatto che si è voluti arrivare a questa situazione, perché proprio dalla soppressione della medicina d'urgenza il personale è stato ritrovato in altri reparti non necessari e sicuramente non avevano priorità rispetto all'esigenza del pronto soccorso di altri reparti. Questa è una situazione voluta. Ho detto anche che per quel che mi riguarda è evidente che c'è una sorta di comitato di potere che gestisce l'ospedale e che decide cosa fare e cosa non fare, e così non si può continuare, perché tutto ciò è a scapito della collettività, e questi sono i risultati, sono negli occhi di tutti, e mi auguro che di competenza intervenga. Noi siamo certi che il ministro, per come promesso ai sindaci della Locri dell'incontro dei giorni scorsi a Roma, invierà più presto gli ispettori ministeriali che non potranno non tenere conto di questa situazione. È necessario un piano straordinario per rilanciare questo ospedale, e soprattutto è auspicabile che questa sera un dirigente medico da solo possa superare la notte in qualche modo senza grossi problemi. Io stesso ho lasciato il mio recapito alla dottoressa a venire qui a collaborare, sperando che ci sono, che arriveranno anche degli altri medici forse volontari, perché non è giusto e non è corretto lasciare un medico da solo in una situazione del genere. Pensate, in un nosocomio di questa natura, in un nosocomio così grande, così importante, strategico per un'area vasta come la Locride, tutto diventa poi un ostacolo insormontabile, soprattutto le cose piccole. Questo nosocomio è servito da 5 ascensori. Se ne è guastato uno nelle ultime ore, come se piovesse sul bagnato. E questo ascensore costringe, pensate, l'assenza di questo ascensore costringe i pazienti dell'UTIC, cioè quindi i pazienti cardiopatici, a fare ogni mattina, pensate, 10 rampe di scale. Cioè,
a questo punto, per queste cose, questo diventa un ospedale anche molto molto pericoloso. E noi ci auguriamo che il ministro Lorenzin, con i suoi ispettori, è stata brava, il ministro Lorenzin, ad essere perentoria rispetto alle richieste della di questi sindaci, dei sindaci della Locride. Ci auguriamo, ecco, che faccia chiarezza e che soprattutto faccia in tempo ad intervenire, perché Oliverio sì, Oliverio no, scura sì, scura no, il problema in Calabria sono i servizi. E adesso cambiamo argomento, vi presentiamo, anzi vi ricordiamo, ecco, di quest'uomo, un grande, grande uomo, questo è un uomo, si chiama Davide Nicola, è l'ormai ex allenatore del Crotone. Ieri Walter Zenga ha esordito su quella che è stata la sua panchina. Facciamo veramente grande in bocca al lupo a Walter Zenga, che rappresenta un monumento per il calcio italiano, un autentico monumento, ed è motivo di grande orgoglio per Crotone avere Walter Zenga sulla propria panchina. Però non vogliamo dimenticare quest'uomo che nel corso delle ultime ore è tornato, ammesso che sia mai andato via, nel cuore della gente calabrese per un videomessaggio che ha voluto inviare ai suoi tifosi. Ricordiamo quello che è successo, una sconfitta che ci può stare a fine primo tempo, prima che questa sconfitta maturasse, scende giù il presidente Vrenna, scende negli spogliatoi per spronare, dice il presidente Vrenna, i propri calciatori. Mister Nicola forse recepisce male quel gesto, o forse quel gesto non è stato rappresentato per come è stato compiuto. Fatto sta che il gruppo recepisce come una delegittimazione di questo allenatore, che invece meritava forse di più, meritava più rispetto da questa realtà. E poi Davide Nicola, in una epoca, in una nazione, in uno stato in cui, diciamo, che con grande fatica si rassegna le dimissioni, invece lui ha deciso per orgoglio, per dignità, di rassegnarle. E questo è il messaggio che ha voluto mandare attraverso i social ai propri tifosi. Ci sono. Dovrebbero essere quasi 500 giorni. Di che si tratta? Il numero di giorni che sono rimasta a Crotone, la nostra città. Io non dimentico che il Comune mi ha conferito una menzione speciale. Ed è stato in quel giorno che ho sentito, che ho dismesso i panni del turista e del lavoratore in trasferta per diventare formalmente un vostro cittadino. Mi ho sentito la responsabilità. Crotone è parte della mia storia personale e lo sarà anche in futuro. Spero di essere entrato a far parte anch'io della vostra storia personale. Di certo abbiamo vissuto insieme un'esperienza che chiamare intensa sarebbe davvero riduttivo. Abbiamo fatto qualcosa che rimarrà indelebile tutti insieme, nei ricordi di tutti noi. Come parte di qualcosa anche più grande, che è il Crotone Calcio. Il club che mi ha dato una grandissima opportunità e che io sento davvero il dovere di ringraziare. A cominciare dalla famiglia Vrenna, alla dirigenza, a tutti i professionisti che si sono avvicendati e con cui ho avuto davvero l'onore di collaborare. Il Crotone Football Club è un patrimonio di questa città. Non sono qui per parlarvi di calcio, anche perché, come sapete bene, ho compiuto una scelta precisa. Sono qui solo semplicemente per dirvi grazie. Grazie per l'affetto e il calore che mi avete dato ogni giorno. Grazie per l'esempio che avete rappresentato in giro per l'Italia, per la determinazione, la tenacia che avete avuto, la perseveranza nell'affrontare la vita, nei piccoli e grandi problemi di tutti i giorni. Io davvero ho tratto grande aspirazione da questo, e ispirazione da questo. Grazie per le bellezze che mi avete dimostrato di questa terra, per avermi fatto scoprire giorno dopo giorno una parte nascosta di questa città, di questo territorio. Una ricchezza che, se me lo permetterete, continuerò a rappresentare con grande onore. Mi spiace non avervi potuto salutare come si fa normalmente, dopo più di 70 circa conferenze, insomma, lo faccio adesso, qui, ora, in questo video, perché era giusto così. Io sono solito a comportarmi per ciò che ritengo giusto e secondo me questo era il momento giusto per salutarvi tutti e per farvi sapere in poche righe quello che ho provato e che penso di voi.
Non, mi dispiace non avervi neanche salutato uno ad uno, nome per nome, perché ormai vi conosco un po' tutti. Ecco. Questa pagina sicuramente rimarrà una delle più grandi soddisfazioni della mia carriera fin qui. Ecco. Anche perché ho pensato, se la gente ti vuole bene, mi sono detto, al di là delle critiche o dei pareri o delle valutazioni soggettive, vuol dire che tornerò a casa molto più ricco, ben più ricco di quello che ero quando sono arrivato qui da voi. Sono certo che ci rivedremo, se non sarà magari sul campo, sarà comunque da turista e con la mia famiglia per continuare a scoprire parte delle vostre bellezze, del vostro territorio, insomma. Tutto quanto magari non ho ancora visto e in questi quasi 500 intensissimi e bellissimi giorni. Arrivederci, ciao a tutti, con grande piacere ai tifosi crotonesi, ai calabresi, a tutti quelli che hanno dato una mano per poter scrivere questa bellissima pagina. Non vi scorderò mai, vi dico e vi chiedo di crederci sempre, perché i sogni stanno tutti uniti, secondo me sembrano sempre. Ciao a tutti. Un grande allenatore, un grande uomo che è stato l'artefice di una impresa veramente epica, un'impresa che resta nella storia del calcio italiano. La salvezza straordinaria, disperata e indimenticabile del Crotone nella scorsa stagione che noi, anche per buon auspicio, insomma, affinché mister Zenga riesca ad emulare e migliorare determinati traguardi, ecco, vogliamo riproporvela così. Dall'altra parte, destro battuto da Zola, Mattia destro, Bologna, Palladino, il primo storico gol del Crotone in Serie A, porta la firma di Raffaele Palladino che manda avanti il Crotone poco dopo la mezz'ora. L'Axalt. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Il cross questa volta va per Asamoah che impatta e poi Mandžukić, Mario Mandžukić si sblocca, la linea supera Cordaz, il pipita con Sami Higuain non perdona, 16 in campionato. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last, but dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Palla verso Stojan, in area, il attacco. Only ancora Crotta, una finta, vince in pallo. Calcio di rigore! Calcio di rigore per il Crotone. La rincorsa di Falcinelli, ma Falcinelli! E il Crotone davanti! Andanovic intuisce, ma non può evitare il gol numero 10 in questo campionato. Trotta. L'inserimento di Falcinelli, posizione regolare. Falcinelli contro Andanovic. Falcinelli! 2-0 Crotone! Segna ancora Diego Falcinelli con il tocco. Crotone che resta lì. Pallone in area. Trotta, vince in pallo Trotta! Marcello Trotta! Il Crotone davanti! Ha segnato il numero 29 per il terzo gol in campionato! Ci aveva provato qualche istante fa! Lascia rimbalzare il pallone e scarica in sinistro alle spalle di Donnarumma! Crotone davanti alla... Il Crotone allunga la sua striscia. Palla in mezzo, Falcinelli, rete! Il vantaggio del Crotone con Roden. Un gol importantissimo mentre perdono Empoli e Genoa. Il Crotone passa in vantaggio al 18° minuto con Marcus Roden.
riparte Janto, ancora Janto sulla destra, De Paul destro, Cordaz, il campionato ce la sta mettendo tutta per cercare questa incredibile salvezza. Lini, il crotone in vantaggio dopo 14 minuti, la firma di Lini, primo gol in serie, destro colpo di testa 2-0, Marcinelli. L'arbitro fiorentino protesta Cordaz, protesta Zampinici, la rincorsa di Immobile, Crotone 2, Lazio di rigore, ecco il cross sopra la nostra cosa, Ferrari sponda, il colpo di testa e il gol di Nalini, doppietta per lui. Oh no, you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go. E come dice questa magnifica canzone, noi lasciamo andare Mister Nicola. Ci rivedremo presto però. Pubblicità. Cars, concessionaria, assistenza e vendita ricambi di R Motor, via Pontecrati 18, zona industriale, Castiglione Cosentino, Cosenza, telefono 0984 40 39 81, www.bluecars.it. Al sole, dalla terra, il grano volteggia nelle brezze al frusciar del vento, sentir mediterraneo, tra gli aromi, il sapore festeggia soave un profumo. Mezzogiorno, generoso, stringe di rosso un abbraccio. È passione. È la gioia del gusto, il trionfo dei sensi. Panificio Pastificio Colacchio. Dal 1970. Produciamo il meglio. Panificiocolacchio.it. In termini di parità uomo-donna, la Calabria può riuscire a raggiungere il Ruanda. Aforisma, sarcastico o no? Ne parliamo con Alessia Bausone, esponente del PD e vicepresidente della sezione calabrese dell'Associazione Nazionale Donne Giuriste Italia. Buongiorno, dottoressa Bausone. Buongiorno, buongiorno. E allora, siamo messi così male? Guardi, sì, siamo messi così male. E allora, in base a cosa possiamo dire che siamo così messi così male che il nostro, come dire, più diretto, più vicino competitor è addirittura il Ruanda? Cioè, parliamo di diritti, noi che siamo, diciamo, ci fregiamo di essere la patria di Irnerio, dell'Università di Bologna, eccetera, eccetera, il diritto romano e quant'altro, poi alla fine ci scopriamo essere in ritardo rispetto addirittura a paesi che consideriamo del terzo mondo. Com'è possibile? Guardi, il governo Renzi nel 2016 ha emanato una legge cornice che disciplina quelli che sono gli strumenti che favoriscono la parità di genere nella rappresentanza politica. E guardate che non stiamo parlando di una riserva indiana per donne, no? Sì. So che Pietro Grasso ieri ci ha paragonate a delle foglioline, ma non siamo né foglioline né panda. Noi siamo donne che ci siamo nelle esponenti pubbliche che viviamo la vita politica. E quindi questi strumenti come la doppia preferenza di genere e le quote di lista che sono imposte per legge nazionale devono essere recepite dai legislatori regionali.
e la Calabria questo non l'ha fatto. Allora, leggo dall'intervista che ha rilasciato alla CNews24.it al vice direttore Enrico De Girolamo: la legge elettorale calabrese risulta palesemente incostituzionale per il suo mancato adeguamento ai principi che promuovono le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Siamo nella fase discendente della legislatura, con un governo regionale di centrosinistra e una proposta di legge ad hoc, afferma Sculco, che giace inascoltata in consiglio regionale già da qualche anno. Cosa possiamo aggiungere? Aggiungiamo che i governi Zingaretti e i governi della Sardegna hanno modificato le loro leggi regionali, le loro leggi elettorali, per adeguarsi. Quindi il centro-sinistra italiano a livello regionale è in linea con questo trend imposto dal governo Renzi. Quindi non capisco perché la Calabria, che oggi è di centro-sinistra, non si adegui a questa legislazione, che è un obbligo statale. Quindi facciamo tutti i paladini della legalità. Il mio appello è ai rappresentanti in consiglio regionale, i maschi, che sono la maggioranza e devono approvare poi in consiglio le modifiche: svegliatevi prima che vi riempiamo di una pioggia di ricorsi che non finisce più, perché la legge va rispettata. Quindi svegliatevi. Alessia Bausone, noi la ringraziamo, purtroppo è stato un po' farraginoso poterci mettere in contatto perché lei sta viaggiando, sta attraversando l'Italia per motivi professionali. Sono a Milano in questo momento. Ecco, però ci auguriamo presto di averla in studio e di affrontare questo e altri temi con il temperamento che ha dimostrato in questo breve intervento telefonico. Grazie ad Alessia Bausone. Sì. Grazie ad Alessia Bausone. Linea adesso alla regia, un minuto di pubblicità, poi restate con noi, con i nostri programmi, con la nostra informazione.